Ci siamo. Anzi, me lo riesci a mettere non disturbare gli arredi? Vedi che dall'altra parte però ti metti, bravissimo. Ehi, Shalom. Shalom. Che significa pace. Noi siamo gli ebrei israeliti, siamo il vero popolo della Bibbia. Qui una sera speciale per prepararci ed ad entrare nello spirito della vera Pasqua. Siamo entrati nella vera Pasqua con il tramonto di oggi, sabato 23 marzo. E prima di iniziare, come sempre, diamo tutta la gloria e potere e lodi a Yahweh, Basham, Yahweh Shai, Basham, Kakdash. Se puoi spegnere, ok? Perché se mi sbaglio prima è partito spesso, diciamo, questa pubblicità. Vediamo come va. È strano perché di solito ci mette un po' di più. Vabbè, non problema. Yahweh è il vero nome del Padre e Yahweh Shai è il vero nome del Figlio. Anzi, diamo di nuovo tutta la gloria, potere e le lodi a Yahweh Basham, Yahweh Shai Basham Kakdash. Yahweh è il vero nome del Padre e Yahweh Shai è il vero nome del Figlio nell'antico ebraico. I nostri doppi onori agli apostoli e agli anziani della Gran Pietra Molino per aver insegnato bene la verità della Bibbia e Shalom agli eletti delle 12 tribù di Israele che oggi sono disperse nel mondo. A coloro che cercano e che servono il Signore in totale sincerità, umiltà e in verità, Shalom. Come abbiamo detto, siamo entrati nella sera della Pasqua, della vera Pasqua biblica, in accordo con la nostra storia, ok? Perché il vero significato della Pasqua racconta la storia della liberazione e della salvezza del popolo di Israele dall'Egitto e di come l'Altissimo salvò il popolo di Israele e castigò la nazione nel quale ci trovavamo in schiavitù, l'Egitto. Ricordo che la parola Egitto significa casa di schiavitù e tutto quello che è accaduto nel passato, anzi, Rayala, se vogliamo iniziare da Romani, capitolo 15, versetto 4, ricordo che tutto quello che è accaduto nella storia della Bibbia ha un significato. Tante volte nella Bibbia si parla in parabole perché la parabola ha proprio questa forma qui che sono delle parole che si dicono in un momento che fanno che il loro significato avviene in un altro momento. E così come in passato tanti avvenimenti biblici sono avvenuti nel passato, così hanno un significato al presente. Anzi, tutto quello che è accaduto nel passato ha lo scopo di servire a noi oggi nel presente. Se vuoi leggere. Questo è il libro di Romani, capitolo 15, versetto 4. Poiché tutto ciò che fu scritto nel passato fu scritto per nostra istruzione. Tutto ciò che fu scritto nel passato fu scritto per nostra istruzione. Quindi non possiamo annullare ciò che è accaduto nel passato, come intendono fare molti delle religioni. Vogliono annullare ciò che è passato, vogliono annullare gli avvenimenti come quello della Pasqua, volendo dare un altro significato alla Pasqua, volendo dire no, non bisogna mangiare l'agnello nella Pasqua, volendo dire no, non c'è più bisogno di praticare questi riti del quale state citando voi. Tutto ciò che è stato scritto nel passato è scritto per nostra istruzione, affinché noi, attraverso il ricordo di questa Pasqua, possiamo mantenere viva dentro di noi la speranza. Infatti è così che conclude questo precetto. Dice, poiché tutto ciò che fu scritto nel passato fu scritto per nostra istruzione, affinché mediante la pazienza e la consolazione che ci provengono dalle scritture conserviamo la speranza. Ed è importante, dice, affinché mediante la pazienza e la consolazione. E prima di tutto, andando in ordine, c'è la pazienza, perché per ricevere il vero significato di quello, anzi per ricevere tanti insegnamenti che noi attraverso lo Spirito ogni giorno quasi portiamo attraverso questa piattaforma di YouTube, o comunque quando andiamo a insegnare per le strade, quando siamo per ore per le strade, per ricevere questo messaggio ci vuole pazienza, ok? Infatti
Tanti anche al tempo del Messia perdevano la pazienza. Non avevano tempo di ascoltarlo. Infatti c'è una parabola, c'è una bellissima parabola che il Signore Yahawashai, che ricordo Yahawashai è il vero nome di colui che il mondo chiama con il nome di origine greca, Gesù Cristo. E il Messia Yahawashai in una parabola raccontò che mandava i suoi servi a chiamare alle nozze e molti non avevano pazienza dicendo no, ho un campo da lavorare, no, ho comprato dei paia di buoi che devo far accoppiare, no, ho da fare. Infatti in quella parabola, anzi riusciamo libro a prendere... Libro di Luca. Anzi la prendo io velocemente. Libro questa... di Luca. Mi sa... Sia in Luca che sia in Matteo la troviamo. Questo è Matteo capitolo 22, versetto... Sì, è la parabola delle nozze, che andando direttamente al punto, si legge versetto 5, ma quelli non curandosene se ne andarono chi al suo campo, chi al suo commercio. Altri poi presero i suoi servi, li maltrattarono e li uccisero. Ok, questo è un altro punto. E leggendo no, è anche Luca che hai quel punto. Che lo dice meglio, Luca capitolo 11. 11 o 14, Luca lo dice meglio. Luca capitolo 11. Versetto 6, cerco quel punto dove dice sì, ho già capito. Dei paia di buoi. Luca 14 ti dicevo, 19. Okay. Luca capitolo 14 versetto 19 che si legge. Anzi, leggendo e dando contesto, dice Luca capitolo 14 versetto 16, dice Yahawashai gli disse: un uomo preparò una cena, una gran cena e invitò molti. E all'ora della cena mandò il suo servo a dire agli invitati: venite, perché tutto è già pronto. E questo è parabolico rappresentando l'Altissimo che manda i suoi servi ad invitare alla cena, che rappresenta l'insegnamento, a nutrirsi della parola spirituale attraverso la sana dottrina. E questo è quello che fa attraverso i suoi profeti quando li manda per le strade, per le vie, affinché la gente possa nutrirsi attraverso i suoi servi, i profeti, che danno il corretto intendimento. Infatti la Bibbia ci sono molti, molti esempi, mi viene in mente quello di Filippo quando fu mandato all'Etiope, all'Israelita Etiope che vive in Etiopia, affinché gli poteva dare il corretto intendimento della Bibbia. E quindi questo è quello che rappresenta, questa cena al quale l'Altissimo invita. E non a caso questa sera ci prepariamo una santa cena, ok? Per comprendere il vero significato della Pasqua. Un momento ci vuole pazienza. Ok, quello che proprio in questo mondo nel quale viviamo oggi, governato dai discendenti di Esaù, Edom, che se andiamo all'origine in Genesi capitolo 25, andiamo a vedere che quell'uomo non ebbe pazienza. È proprio per la pazienza che non ebbe di aspettare che Giacobbe cucinasse il cibo, vendette la sua primogenitura. Quindi la pazienza è una qualità da ricercare. E molti di quelli che si sviano è perché non hanno pazienza. E si legge. Versetto... E scusami, parlando della pazienza, è spirituale che lo hai tirato fuori, perché soprattutto in questo periodo che stiamo vivendo... Alexa, stop the music. In questo periodo che stiamo vivendo, soprattutto... La pazienza è molto importante, perché guardiamo cosa è successo dopo la liberazione dall'Egitto, ok? Il popolo di Israele è stato guidato nel deserto e guardate, c'è stato un bel gruppo di persone che non avevano pazienza. Che fine hanno fatto? Quanti erano quando sono usciti dall'Egitto e quanti sono entrati in Egitto? Quanti sono usciti dall'Egitto e quanti sono entrati nella terra promessa? Anzi, di quella gente che è uscita dall'Egitto, nella terra promessa sono entrati solo due. Solo due. Giosuè e Caleb. E sono entrati perché? Gli altri non avevano pazienza. Non hanno avuto pazienza. Era tutto per la pazienza, ok? I figli di Israele non avevano la pazienza. Quanti giorni è stato Mosè su? 40 giorni.
40 non hanno avuto pazienza per 40 giorni. Tempo di scendere giù, queste qua avevano già fatto e eretto un altro Dio. Ok? Questi non avevano pazienza. Qualche ora il padre li ha lasciato senza acqua. Questi qua cominciavano già a bestemmiare. La pazienza cammina con la fede. Sono due sorelle. La parola bestemmiare significa proferire male parole nei confronti dell'Altissimo. Infatti, la pazienza è una parola chiave. La pazienza è una qualità chiave che per imparare è necessaria. Okay? Infatti è questo il punto da quale abbiamo iniziato. È in Romani capitolo 14 che abbiamo letto. Attraverso la pazienza... Non abbiamo finito. Quindi, comunque, perché c'è un'altra parola chiave. Attraverso la pazienza noi possiamo arrivare alla speranza. Quindi dobbiamo passare dalla pazienza di avere questa qualità per poter imparare la sana dottrina. Concludendo la parabola è il punto. Quindi siamo invitati a una cena. Siamo invitati a una cena che l'Altissimo paragona questa predicazione a una cena, il quale lui invia i suoi servi affinché possano invitare alle nozze, cioè a unirsi a lui. Dal versetto 18 si legge: tutti insieme cominciarono a scusarsi. Il primo gli disse: ho comprato un campo e ho necessità di andarlo a vedere, ti prego scusami. Un altro disse: ho comprato 5 paia di buoi e vado a provarli, ti prego di scusarmi. E un altro disse: ho preso moglie e perciò non posso venire. Queste sono tutte scuse che la nostra gente si inventa, o comunque con il quale si crede di giustificarsi per non ascoltare o per non dedicare tempo al Signore. O per non pentirsi. Una cosa che stiamo imparando oggi è che per servire il Signore necessitiamo di pazienza, di tempo e di pazienza. Ok? Non è una cosa che si ottiene tutto e subito. Che noi tendiamo a voler correre all'inizio quando veniamo alla verità, vogliamo subito conoscere il libro di Apocalisse, il libro di Daniele, vogliamo conoscere i misteri più misteriosi, vogliamo subito andare a profondo. Calmati, fermati. Necessiti del latte spirituale per crescere. Non possiamo subito. Non abbiamo a che fare, ok, con... Noi abbiamo a che fare con l'Altissimo. E con l'Altissimo le cose vanno fatte in ordine. Quindi necessitiamo di fare le cose fatte in ordine. E qua noi vediamo che tanti usano anche la scusa, ad esempio, e portando questa parabola al giorno d'oggi, dice... Tutti insieme cominciarono a scusarsi, quindi a inventare scuse. Il primo disse: ho comprato un campo. L'altro disse: ho comprato 5 paia di buoi. L'altro disse: ho preso moglie. Queste sono tutte sorte di scuse e di distrazioni che ti portano via tempo a quello che è davvero necessario. Ok? E anzi, se vogliamo tornare a Romani, capitolo 15, perché c'è un punto che vorrei parlare qui. Allora, Romani 15, 4. Poiché tutto ciò che fu scritto nel passato fu scritto per la nostra istruzione. Ok, istruzione. Tutte le cose che sono scritte nel passato sono per le nostre istruzioni. E questo è profondo anche perché al giorno d'oggi cerchiamo nuove istruzioni. Ok? Vogliamo mollare l'istruzione antica, quella istruzione antica che il Padre ci ha dato, e stiamo cercando nuove istruzioni. Stiamo cercando nuove vie e questo non va bene, ok? E dice: affinché mediante la pazienza e la consolazione. Cos'è la consolazione? Posso appoggiare prima con un precetto? Perché hai tirato fuori un buon punto quando dici: tutto ciò che fu scritto in passato è scritto per nostra istruzione. Quindi il passato non va annullato. Il nostro passato deve rimanere davanti ai nostri occhi, perché se tu non conosci il passato, non puoi conoscere il presente né il futuro. Assolutamente. Se tu non sai chi sei stato, chi sei, non puoi identificarti, non puoi darti un'identità, ok? Finisci per darti l'identità che ti ha dato oggi il mondo. Questo è Geremia, capitolo 6, versetto 16, che dice: così dice il Signore,
Fermatevi sulle vie e guardate. Domandate quali siano i sentieri antichi e dove sia la buona strada e incamminatevi per essa. Infatti, quei sentieri antichi portano le istruzioni che portano alla vita, perché guardate i sentieri moderni, cosa vi porta a fare? I sentieri moderni vi dicono che se sei un uomo, puoi staccarti la tua staffa oggi e domani diventare una donna. Questi sono i sentieri moderni. I sentieri moderni vi dicono che lascia da parte tutta la storia, lascia da parte tutte le prove che abbiamo al mondo, che esiste un creatore, che questi sentieri antichi sono davvero esistiti, l'arca di Noè, la montagna di Sinai, ok? Ma vi dicono siamo evoluti dalle scimmie, questi sono i sentieri moderni. Tra l'altro ce ne sono una valanga di idee quando si parla di sentieri moderni, ma il sentiero antico è uno e solo, ed è la storia. La storia non mente. La nostra storia. La nostra storia, infatti. Quindi, qui quando dice... Concludo prima questo precetto. Vai. Dice, così dice il Signore, fermatevi sulle vie e guardate, domandate quali siano i sentieri antichi, dove sia la buona strada e incamminatevi per essa. Voi troverete riposo alle anime vostre. Ma quelli rispondono, non ci incammineremo per essa. Infatti, è proprio, non so come spiegare il punto là dove dice troverete riposo per la vostra anima. Vi do un esempio. Io stesso, il Padre davvero mi ha creato un'anima molto curioso. Ho cercato molte cose. Il Padre mi ha dato quel spirito davvero curioso. Ho studiato parecchie cose. Ho cercato molte cose. Ok? Ma vi dico una cosa. Nell'arco della mia vita ci sono stati periodi che sembrava che trovavo pace. Perché arrivavi a una nuova conoscenza e sembrava che... Oh, questo è, ti dà una soddisfazione, ma vi dico, non c'è mai stato un momento di soddisfazione di quando ho ricevuto questa verità, come dice il libro di Giovanni, riconoscerete la verità e la verità vi libererà, sì. Ok? Che bello, Yareala, praticamente quando viene la verità è come se si connettono tutti quei punti che nella tua vita, tu ci sono tutte quelle domande, quale nella tua vita non hai trovato risposte, inizi a trovare le risposte a suo tempo, quando vieni alla conoscenza della verità della Bibbia. E posso dire qualcosa velocemente? Questa cosa accade a tutti noi. Tutti noi. Tutti noi. Il Padre ha messo questo spirito qui. Ma vi dico cosa succede, soprattutto tra i giovani. I giovani a certa età cominciano ad avere proprio delle domande. C'è quel spirito di risveglio che sveglia in loro. Mm-hmm. Sembra che lo spirito viene attivato. Comincia a capire che, cavoli, non sono più nella terra delle favole di Alice. C'è qualcosa che non va, c'è qualcosa che va. E comincia a cercare. Questi giovani non hanno delle risposte. Diventano frustrati spiritualmente e si danno alla droga. Sì, sì. Si danno a proprio follia. Sì. Ok? Mm-hmm. Si danno a follia. E Esau Edom, che governa il mondo al giorno d'oggi, lo fa apposta, ok? Cerca anche finora per dirvi di nascondere i vostri insegnanti, perché i nostri video vengono cancellati, certe cose non possiamo dire, bla 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 e l'altro, ok? Lui lo fa apposta affinché voi siete chiusi in quel tunnel là, ok? Ti crea il problema e ti dà quelli che ti possono rispondere, ma la loro risposta sembra che sei nel deserto, hai sete e ti spruzzano un po' di acqua, ti dà una sorta di sollievo, sì. Un attimo, ma cavolo, la sete c'è ancora. C'è ancora. È quello che dà questi giovani qui. Quindi, è un'illusione. Quando venite nella verità davvero, cosa vi dà? Pace. Infatti Yahweh Shai che dice, berrete, se bevi da quest'acqua non avrai più non sete. Non avrai più sete. Quello che Esau fa è spruzzato in faccia dell'acqua. Ok, allora Esau sa che la storia lo contraddice.
Ok? Allora lui c'ha pronto degli archeologi che ha pagato, che te lo raccontano in una maniera dove sembra che tu hai... Allora, per esempio, ti parlano dei piramidi. È semplice, è semplice. La Bibbia te lo dice quando le piramidi sono state costruite. Era l'epoca là che i figli di Israele erano proprio messi a gioco pesante, ok? Anche la storia stessa, i geroglifi egiziani vi lo fanno vedere, chi hanno costruito le piramidi. Ma Esau Edom, per spruzzarvi quell'acqua, vi parla di Anunnaki, vi parla di cose che alla fine questi Anunnaki ti gira, se all'inizio quando cominci a guardare queste serie di Esau, sembra che sa cosa sta dicendo. È vero. Poi ad un certo punto arriva alla fine e fa, dobbiamo ancora scoprire se questa cosa è davvero successo o no. È vero. È forte quello che hai detto. All'inizio sembra che quando tu guardi i documentari su Natural Geographic, History Geographic, comunque quello che questi programmi di storia della geografia, comunque su Sky, quello che sia, all'inizio è vero, sembrano che ti stanno, quello che ti stanno dicendo, che sanno quello che stanno dicendo, ti danno la certezza, sembrano convinti, poi arrivano alla fine e ti lasciano con i dubbi, perché dicendo che ti danno tipo due, tre opzioni diverse, ti danno. È come un bambino che stava camminando con la madre nel mercato, ad un certo punto non vede più la madre. Un buon samaritano viene e lo prende in mano e fa, ti porta a casa. Girano e all'improvviso lo lascia in un posto. Il bambino si trova che il samaritano non c'è più e lo ha messo ancora in un posto dove è ancora peggio. All'inizio aveva qualche indizio di dove era prima e si trova in un posto dove non si trova più. Vedete che bisogna fare attenzione con questa verità e bisogna fare attenzione ai vostri desideri carnali, perché lo spirito carnale, il desiderio carnale cerca molte cose, ok? Ma voi dovete attenervi a questa strada antica, è molto importante che vi attenete a questa strada antica, è qui che c'è pace e riposo per voi. Le risposte non sono nei così chiamati pseudoscienziati, pseudo professori, pseudo storici e robe varie, ok? Ho un precetto, la risposta non si trova in questi, non fateli portare qua e là dalle dottrine o da questi falsi teologi, storici, archeologi o professionisti del quale vi presenta la televisione in questi documentari, ma stiamo a quello che ci ha dato il Messia, a quello che ci ha dato il Signore. Questo è Efesini capitolo 4 versetto 11 che dice: è lui che ha dato alcuni come apostoli, altri come profeti, altri come evangelisti, altri come pastori e dottori per il perfezionamento dei santi in vista dell'opera del ministero e dell'edificazione del corpo del Messia, fino a che tutti giungiamo all'unità della fede e della piena conoscenza del Figlio di Dio, allo stato di uomini fatti, all'altezza della statura perfetta del Messia, affinché non siamo più come bambini sballottati e portati qua e là da ogni vento di dottrina per la frode degli uomini, per l'astuzia loro nelle arti seduttrici dell'errore. Infatti mi è piaciuto questo versetto, perché questo versetto inizia con: è lui che gli ha dato questi doni qui. Ti ha dato questi uomini. Chi è che ha dato questi doni qui? Se vuoi scoprire chi è, i sentieri antichi. Ok? Questi non sono uomini nati da nulla. Perché oggi apriamo la TV, coloro che vengono ascoltati di più. Prendiamo un esempio, Elon Musk. Elon Musk è saltato fuori da un nulla. Io non ho mai sentito di Elon Musk tutta la mia vita. Beh. All'improvviso ho saputo che è l'uomo più ricco al mondo. Con Tesla, lo vedi. Così. E a lui oggi quando parla sembra parlare proprio un angelo mandato dal cielo. Ok? È il padre che ha dato questi doni a certi uomini. E voi attraverso lo spirito dovete riconoscere chi sono questi uomini. Oh?
ok? Affinché non siate portati qua e là e sballottati come bambini. È come quello vi ho detto prima, il bambino nel mercato, ok? Il bambino nel mercato perso, che non trova più la madre e si fa avanti un buon samaritano. Il buon samaritano lo lascia proprio in un posto ancora peggio di prima. Ancora più confuso di prima. Un altro viene e lo porta assolutamente fuori città. Pian pianino quel bambino comincia a capire che, aspetta un attimo, forse questi non sono quelli che devo seguire. Sì, okay? Qua vi stiamo parlando dell'unica l'unica verità, dell'unica e corretta verità. Perché la gente oggi tende a dire che nessuno ha la verità, che nessuna religione ha la verità. E se così fosse saremmo davvero in una situazione terribile. Cioè l'Altissimo non ha rivelato la verità a nessuno. Non ci sono uomini su questa terra che l'Altissimo ha designato affinché potessimo conoscere qual è il cammino corretto, che ci indicano qual è la via che dobbiamo percorrere. Se non è così, significa che siamo in una situazione di merda praticamente. Posso dire qualcosa? Il fratello ha detto una cosa adesso, che molti dicono che non c'è una verità. E indovina chi lo dice spesso questo? Chi? Così chiamati cristiani. I cristiani, ok? I cristiani spesso ti dicono: eh sì, ma non c'è una sola verità, non devi solo credere, devi solo fare questo, non c'è una... c'è confusione là. Ma se non c'è una verità, perché le scritture dicono conoscerai la verità e la verità ti renderà libero? Ok? E poi quando si dice questa frase qui, cosa andiamo a fare? Andiamo a rinnegare il nostro Signore Yahweh Shai, perché il nostro Signore Yahweh Shai cosa dice? Io sono la via e la verità. Se tu dici che non c'è una verità, vuol dire che non c'è Yahweh Shai. Che non c'è un Messia. Yahweh Shai perché è morto. È morto alla fine per sbloccare il sigillo messo su questa verità. Per portare quella verità. Per portare quella verità là. Che Pilato gli aveva chiesto di quale verità stai parlando. Te non è dato di conoscere questa verità, amico. Quindi quando la gente dice che non c'è una verità, voi state negando Yahweh Shai per primo. Poi state negando il suo sacrificio e poi alla fine state negando tutta la parola dell'Altissimo. Il Padre stesso. Questo è grave. Per questo il Signore ha dato, come abbiamo letto qui, ha dato dei profeti, degli apostoli, degli evangelisti, dei maestri, dei dottori, affinché potessimo essere... è il comandamento che il Messia ha dato ai suoi. Andate e pascete le mie pecore, portate a loro questa verità. Che qua la verità inizia dal Messia stesso, Yahweh Shai. E questo in Geremia 3,15 si legge: vi darò dei pastori secondo il mio cuore, che vi pasceranno con conoscenza e intelligenza. E Salacchia, sono da un po' di giorni attraverso lo Spirito che tiriamo fuori un precetto, libro di Numeri 23, che il padre non è l'uomo che può mentire. Se il padre dice una cosa, lo fa. Se il padre dice che vi darò dei pastori, siete sicuri che vi darà dei pastori? Adesso dove sono? Chi non è sicuro, perché chi non è convinto, li cerchi questi pastori, ok? Dove sono questi pastori che il padre ci ha dato? Andiamo a vedere le indicazioni di chi sono questi uomini, perché la Bibbia ci dice che l'Altissimo non si è scelto i grandi di questa terra, non si è scelto il Papa, i Papi, i grandi pastori delle religioni, si è scelto i minimi di questa terra, si è scelto. Ok, i più piccoli si è scelto, è partito da dei pescatori. Shalom, a dopo. Si è scelto dei pescatori, si è scelto. E così allo stesso il Signore non cambia. Così anche ai giorni d'oggi, il Signore, come ci tiene a dire il fratello, se credete davvero in Dio, credete alla sua parola che ci dice che ci darà dei pastori, che ci pasceranno, che ci daranno da mangiare, cibo buono, attraverso la sua parola, con conoscenza e intelligenza, non come abbiamo detto attraverso quei documentari che vi fanno credere di sapere di cose strane e che poi alla fine non c'è nessun fondamento su quello, vi lasciano sempre con il dubbio, come tutto quello che vi insegnano anche le religioni, non vi danno mai una certezza di quello che stanno dicendo, vi lasciano sempre con dubbi. È come se tu, il Signore ti chiede di portare di pascere le pecore, tu le porti in un pascolo, non gli fai dare nemmeno un morso che le porti via queste pecore. Hanno fame, vogliamo mangiare, vogliamo sapere qual è la verità, vogliamo conoscere il nostro Signore, vogliamo conoscere suo padre, vogliamo conoscere la verità.
dacci da mangiare. Per questo noi attraverso lo Spirito, non noi, per questo lo Spirito attraverso di noi ci ha guidato a fare anche quei video. Ogni martedì rispondiamo alle vostre domande sulla Bibbia. Avete fame? Avete fame della verità della Bibbia? Domandate. Cos'è che vi passa per la mente? Domandate. Sai cosa dico? Io non lo so di voi, ok? Ma io posso dirvi di noi, almeno di me, ok? Se il Padre dice che vi darò dei pastori che vi pasceranno, indovinate cosa? Io vi dico, io quei pastori li ho trovati. Poi a voi non lo so. Un precetto. Finiamo comunque qua, c'è ancora roba. Sì, sì. Questo è Giovanni capitolo 10, versetto 9. Io sono la porta. Se uno entra per me sarà salvato. Entrerà e uscirà e troverà pastura. Allora, quando si dice che io sono la porta, ok? Quando Yahweh Shai dice che io sono la porta, cosa è la porta? Qual è la funzione di una porta? Una porta ti dà l'accesso ad un posto, ok? Quindi diciamo che la porta è una via di accesso, ok? Se c'è un muro, vuol dire che tu dall'altra parte non puoi andare. Ma se c'è una porta, ti dà accesso all'altra parte. Ora Yahweh Shai dice che io sono la porta, ok? Cosa significa? Yahweh Shai stesso dice che io sono la verità. Se tu dici di accettare questa porta qui, devi accettare tutto ciò che è scritto qui, senza pregiudizi personali, senza sentimenti personali, senza emozioni personali. Yahweh Shai è la porta. Infatti, se tu leggi, cosa è? Prendi Baba Shai, Giovanni 1:1 o primo Giovanni. Che dice? All'inizio c'era la parola, e la parola era con Dio, e la parola era Dio. Ok. Giovanni 1:1. Nel principio era la parola. La parola era con Dio, e la parola era Dio. Ok. Quando si parla di Yahweh Shai, si sta parlando di Yahweh Shai, questa scrittura qui, perché la conferma è nel libro di Apocalisse. Cosa è Yahweh Shai? Yahweh Shai è la parola. La parola. Per accedere a quella porta, quale parola? Non parole degli uomini, non parole del primo Pinco Pallino, chissà cosa, no. Parole di sentieri antichi. Queste parole qui, ok? Questa è la porta. Chi crede in queste parole qui saranno coloro che saranno salvati. Ok? Non in chi crede in quello che dicono le religioni. No, chi crede in quello, perché alla fine basta prestare un po' di attenzione e capirete che le religioni stanno insegnando tutto assolutamente diverso. Lievito. Angeli caduti. La verginità, salvezza per tutti, Satana contro Dio. Da dove li hanno tirato fuori? Libero arbitrio. Ci sono pastori finora che quando li chiedete, ma questa guerra nel cielo, dove è nella Bibbia? Non sanno neanche nemmeno dove dirvi da dove è stato stabilito questo credo qui. Quindi se dici di credere in Yahweh Shai, se tu dici di accedere a questa porta qui, sappi che non puoi accedere senza questa parola qui. Non accedere a modo tuo. Non puoi. Anzi, la scrittura dice chi entra da un'altra porta è un ladro, lo puoi tirare fuori. Sì. Questo è Giovanni capitolo 10, versetto 1. In verità vi dico, chi non entra per la porta dell'ovile, delle pecore, ma vi sale da un'altra parte, è un ladro e un brigante. Quindi, quando abbiamo detto che la porta è Yahweh Shai, che Yahweh Shai è la parola, ok? La parola, l'intera scrittura. Quindi, chi è che sale, ok? Chi cerca di salire alla gregge senza entrare attraverso quella porta? Dare un'altra interpretazione, entrare attraverso altre storie, calunnie, stupidaggini che non c'entrano nulla con le sacre scritture,
E cosa? Un ladro. E sai che cosa mi fa venire in mente? Anche a me quella parabola dove il Signore dice va a chiamare alle nozze e a quelli che entrano, una volta che sono entrati, il Signore li rimproverà uno di questi perché dice perché guarda come sei vestito. Assolutamente, dove vogliamo prendere? Quindi quando tu entri a questa praticamente è come se tu vieni invitato a un matrimonio. Bisogna prenderlo, va a tu sei invitato a un matrimonio, sei invitato. Okay, al matrimonio come vai vestito? Non vai vestito da pagliaccio. Okay. Non vai vestito da arlecchino, non vai vestito da pulcinella. Al matrimonio vai vestito bene, con la giacca, è elegante. Sei stato chiamato a questo e qua. Quindi praticamente è come se tu venissi... Quello che vuole dire il fratello anche è che se tu vuoi entrare, se tu sei condotto a venire... Se tu cerchi il Signore, devi stare non alla... Non a... alla tua moda, non devi ballare al tuo ritmo, devi ballare al suo ritmo, devi stare alle sue regole, alle sue leggi, ai suoi ordini. E per questo devi ricevere e accettare tutto il rotolo del libro, quello che è dolce e quello che è amaro, ok? Questo è quello del quale fa parte accettare ed entrare in questa porta. Tu entri in questa porta, Matteo 22, tu entri in questa porta come ti dice il Signore, non come dici tu. Matteo 22, leggiamo dal versetto 9 a 14. Matteo capitolo 22, versetto 9. Andate dunque ai crocicchi delle strade e chiamate alle nozze quanti troverete. E infatti, questi che chiamano alle nozze, che rappresentano i profeti non stanno venendo a darvi interpretazioni personali. I veri profeti vi stanno venendo a dare le parole come lo sono, ok? E come vi ho sempre detto, i profeti antichi citavano anche altri profeti, ok? Citavano, ok? Geremia parlava di Abramo, parlava di Giacobbe, ok? Questi erano i profeti prima di lui. Daniele parlava di Geremia. Okay? Daniele parlava di Geremia, Baruch parlava di Geremia, ok? Yahawashai parlava di Isaia, Isaia parlava Geremia, di tutti loro, parlava Daniele, di Davide. Yahawashai quando profetizzò, fa ricordate quello che c'è l'abominazione della desolazione di Daniele? Ah. Assolutamente. Quindi questi uomini non venivano a portare qualcosa di diverso, no, venivano a darvi le parole sane come sono, ok? Dice, e quei servi usciti per le strade radunarono tutti quelli che trovarono cattivi e buoni e la sala delle nozze fu piena di commensali. Ora il re... Quindi, questo è importante, Ed è questo che dicevamo nel campo ieri, ok? Di stare attenti, di mettere via del lievito qualunque cosa che è un eccesso, di metterlo via. Se hai ancora dei dubbi, chiarisci il tuo dubbio. Ecco perché abbiamo la Pasqua. La Pasqua è un'opportunità di avere un nuovo inizio. Non puoi essere in questa verità, credere certe cose e non credere altre cose. Ok, non fai un male a noi, fai un male a te stesso, ok? Perché cosa succede? Sembra che sei parte della gregge, perché nei commenti magari commenti belle cose, le cose più belle, ma dentro di te ci sono cose che non credi. Infatti sai quanti all'inizio vengono, dicono, oh, ma sai che voi state dicendo cose che mi piacciono? E magari ti seguono per qualche giorno, per qualche settimana, per qualche mese anche. Poi dopodiché magari c'è un argomento che a loro non sta bene, perché hanno imparato altro nella loro vita, hanno imparato ad esempio che Satana è un avversario di Dio, no? E quindi loro dicono, oh no, ma come fate a dire che Satana invece obbedisce a Dio, anche se gli portiamo le fatture e le ricevute attraverso la Bibbia, portando molti e molti esempi attraverso le scritture che nessun angelo si è mai ribellato a Dio. Ma comunque questo poi è un altro argomento per un'altra lezione già fatta e che rifaremo anche attraverso lo Spirito. Il punto è che... tanti seguono all'inizio, come accadeva con il Messia Yahawashai, tanti lo ascoltavano, però poi che cosa accade? Cosa che non gli andava bene. Accade un giorno che il Messia Yahawashai parlò chiaro dicendo io sono il pane della vita, chi vuole venire all'Altissimo deve passare da me. E iniziò a dire alcune cose anche dure, e che la scrittura dice che da quel giorno alcuni dei discepoli dissero che cos'è questo parla duro, chi può ascoltarlo? E infatti dice la scrittura che da quel giorno molti dei suoi discepoli lo abbandonarono, lo lasciarono.
Quindi è la stessa cosa che accade anche oggi. Molti all'inizio vengono, ascoltano e dicono: mi piace il vostro modo di predicare, quello che dite mi piace, quello che sta. Però poi magari arrivano a un altro argomento, tipo la Vergine, che noi diciamo: guarda che Giuseppe e Maria hanno fatto sesso per concepire il Messia, Yahawashai. E loro lì vanno fuori. Quelle per loro sono parole dure che portano ad allontanarsi al finale, non da noi, come diceva il fratello, ma dalla parola di Dio, dal Messia che attraverso i suoi servi, i profeti, sta chiamando alle nozze. Adesso, quando noi chiamiamo alle nozze, sulle nozze c'è scritto l'invito di chi si sposa, con chi, a che ora e come la cerimonia. Noi non possiamo cambiare nulla di quello che è scritto qua dentro. Noi portiamo le cose come l'invito, come così ci è stato dato a noi. Noi veniamo a portare il messaggio così come ci è stato dato dall'Altissimo. Per questo Yahawashai anche non era ben accetto. Il Messia diceva: io sono venuto a portare quello che ho visto e ho imparato dal Padre mio. Io non vengo a parlare di mio, io vengo a parlare di quello che mi ha detto il Padre mio, devo dire e devo fare. E lo stesso facciamo noi. Noi non veniamo di nostro a dire come stanno le cose. A noi non interessa avere una folla che ci segue, che ci fanno i mi piace, che abbiamo visualizzazioni, no. A noi ci interessa di portare il messaggio dell'Altissimo, che vi piaccia o che non vi piaccia. Infatti proprio per questo il Signore a Ezechiele disse: che ti ascoltino o che non ti ascoltino, tu vai! A questo siamo stati chiamati noi. Siamo stati chiamati a portare l'invito e a portarvi fuori, a chiamarvi fuori dalle religioni. E a darvi l'invito all'unico e vero culto spirituale, che è quello al Dio vivente, Yahweh, che significa colui che esiste, l'Altissimo, e a suo figlio, Yahawashai, colui che salva. Yapa. Quindi, tornando al punto, perché qui nella parabola sono stati dati degli inviti e di tutti sono entrati, vero? Canto. La stessa cosa in questa verità qui. Che diamo invito, spargendo questa parola, e c'entrano di tutti i colori. Noi non sappiamo le loro intenzioni. Non sappiamo se davvero hanno ricevuto, ci sta... Ok, il vento butta un po' di qua. Bravo, mettilo là. Ok? Solo il padre di Yahawah Shemiyoshai sa chi viene a cercarlo con tutta la sincerità. Ok? Solo il padre di Yahawah Shemiyoshai. Ok. Quindi, cosa succede? Succede che questi qua, che fingono di accettare la verità, ma in realtà non hanno mollato alcun lievito. Credono nel nome di Yahawashai, credono nel nome di Yahawah, ma dentro di loro non riescono ad accettare quella nascita vergine là, non riescono... Accettare che è solo per Israele. No, non accettano ancora. Non riescono ad accettare noi abbiamo libero arbitrio. In qualche maniera cercano ancora di andare, vediamo cosa succede a loro. Dice versetto 11: ora il re entrò per vedere quelli che erano a tavola e notò là un uomo che non aveva l'abito di nozze. E gli disse: amico, come sei entrato qui senza avere un abito di nozze? E costui rimase con la bocca chiusa. Allora il re disse... Qual è l'abito della nozze? Questa verità, ok? Questa verità è l'abito della nozze. Noi ci vestiamo di queste parole qui, come dice il libro di Efesini 6, ci facciamo di queste parole il nostro scudo, il nostro elmo, e tutto, ok? Questo è il nostro abito, questa è la nostra tunica, ma ci sono persone che al di fuori sembra che, ok, sì, credono nel nome Yahawah Shemiyoshai, hanno un abito bianco come tutti noi, ma non credono nella nascita, allora lì quello c'è un marchio rosso da qualche parte. Poi non credono che la salvezza è per tutti, dall'altra parte c'è un blu. Hai capito? Non credono che viene attraverso i così chiamati UFO. Ah, dall'altra parte c'è un viola. Allora vedi che l'abito... Vedi una macchia di pomodoro qua sulla... Vedi che l'abito comincia a cambiare colore. Non è più quell'abito che dovreste avere. E Yahawashai vede subito che cavolo. Cioè, ti ho invitato in una gala classica dove tutti sono vestiti di giacca e cravatta e tu sei venuto con la bandana e vestiti di... Immaginatevi voi che fate un matrimonio e invitate i vostri amici e i vostri amici vengono con la camicia macchiata di pomodoro in petto. Cioè, ti mette vergogna quella cosa. O uno che viene proprio vestito con il coso di hip hop proprio. No, non ti sta bene a te, ok?
E lo stesso vale per il Signore. Il Signore ci ha chiamato a purificarci, a santificarci in spirito, a purificarci dal lievito delle religioni. Per questo noi ci teniamo attraverso lo spirito a dire che quando venite alla verità, venite come bambini, lasciate tutto il lievito, tutto il vecchio lievito via. E la Pasqua è un'ottima occasione per ripartire da questo punto di vista qua, ok? Soprattutto perché proprio il significato della Pasqua è diverso. Noi prima di iniziare questa celebrazione che inizieremo tra poco, Yahawar Atazà, abbiamo dovuto liberare la casa, pulire la casa, fare pulizie profonde, davvero. Abbiamo dovuto fare pulizie profonde, alzare il letto, tirare via tutto il polvere, cercare tutti gli ammadi, se c'è un qualcosa che contiene lievito, lo facciamo carnalmente, ma questo è spiritualmente. Mentre lo facciamo carnalmente, è una cosa davvero spirituale, ok? Perché come, come questa qui è la nostra casa, fisicamente, carnalmente, questa è la casa dove abitiamo oggi, la nostra carne abita in casa, così spiritualmente questa qui è il nostro corpo, è la casa di Dio. Infatti la parola body, che vuol dire corpo, se vai sull'etimologia viene da abode. Abode? Sì, che vuol dire dimora. Questa è una casa per cosa? Casa per tuo spirito. Per il nostro spirito, come dice Primo Corinzi 3. Il corpo è una casa per lo spirito. Quindi, mentre puliamo tutta la casa, stiamo pulendo la nostra casa, il nostro corpo, di filosofie, di pensieri, cosa fanno i studiosi là? Di commentari, ok? Perché maggior parte di quello che crede la gente al giorno d'oggi, quando dicono che Satana è contro Dio, quelli sono commentari degli uomini. Commenti degli uomini, ok? Quelli sono quello che delle ipotesi degli uomini. Mm-hmm. Un uomo ha iniziato con quel racconto là, boom, il resto del mondo è volato con il racconto. Sì. Quindi facciamo attenzione, mettiamo da parte queste cose qui, se no questo passac non è per te assolutamente. E concludendo questa parabola, versetto 13 dice: allora il re disse ai servitori: legatelo mani e piedi e gettatelo nelle tenebre di fuori, lì sarà il pianto e lo stridor di denti. E qua vediamo che il Signore che ci... siamo nel Nuovo Testamento, in Matteo capitolo 22, ci parla di una parabola del Signore, e qui non vediamo il Signore pace e amore come ce l'hanno insegnato le religioni, perché a questo tizio qua che non si è presentato nella maniera giusta, lui credeva di essere vestito bene, lui credeva di stare bene, no? Come tanti della nostra gente credono di stare bene con il Signore, credono che il loro rapporto sia a posto, non rubano, non uccidono, sono a posto, no? Poi si mangiano un po' di maiale, poi fanno il loro Natale, credono di essere a posto, no? Così come quest'uomo credeva di essere a posto. E poi vediamo che qui il vero Dio della Bibbia, ok? Il vero Signore dice: legatelo mani e piedi e buttatelo fuori a questo qua. E questo deve dare timore. Il fatto che il Signore quando tornerà possa dire vicino, possa parlare di noi a dire: no, questo qua, via, non mi serve. Per questo dobbiamo riflettere e dire: ma forse quello che credevo, no forse, ma quello che credevo fosse giusto, quello che credevo sì. Dice la scrittura che la nostra giustizia è come uno straccio davanti all'Altissimo. Per questo è un'occasione per dire: allora quello che magari credo sia giusto attraverso le mie esperienze di vita non è così? Quindi fammi vedere che cosa è giusto e che cosa è sbagliato. Per sapere cosa è giusto e che cosa è sbagliato abbiamo l'educazione, le istruzioni che il Signore ci ha dato. Lui ci dice che cosa è giusto e che cosa è sbagliato in tutto il rotolo del libro, affinché noi al meglio delle nostre possibilità possiamo lavare le nostre vesti nel sacrificio del Messia, perché il Messia per venirci a dare questo intendimento si è sacrificato. E qui entriamo a comprendere lo spirito della Pasqua, lo spirito della Pasqua del nostro Signore che si è sacrificato per venirci a dare la verità, per venirci a portare un messaggio. Non come dicono le religioni, che il Signore si è sacrificato affinché noi siamo perdonati, siamo salvi, facciamo quello che cazzo vogliamo. No, non è così. Il Signore si è sacrificato per portarci un messaggio. Questo messaggio che era scomodo alle religioni. E l'hanno ucciso per questo, ok? Noi di questo messaggio che è prezioso per noi dobbiamo vedere, dobbiamo prendere tutto.
per dire che cosa cerco, quali istruzioni ci ha dato il Signore. Ci ha dato le istruzioni per la salvezza. Il messaggio è quello di ravvederci, di correggerci. Il Signore non è venuto a chiamare i giusti, non è venuto a chiamare quelli che si credono giusti. Anzi, se tu che vieni a questo canale ad ascoltare video, credi che vuoi fare i commenti dicendo no, non è come dici tu, le cose stanno così, dando la tua opinione o la tua interpretazione, non ci interessi, cambi canale, ok? O comincia a fare i tuoi video e vai, altri. Non siamo qui per te. Signore non è venuto a chiamare i giusti, il Signore è venuto a chiamare i peccatori, a coloro che si umiliano e dicono ok, quello che credevo di sapere non vale niente, perché l'ho imparato attraverso una religione o attraverso un'istituzione o attraverso il mio proprio pensiero. Non è così. Il mio Signore ha dato la vita affinché potesse darci la corretta, il corretto intendimento. E tutto parte dal sacrificio di Yahweh Shai, non dal sacrificio di Gesù, Jesus, Yeshua, Yahusha e questi nomi pagani del diavolo. Ok? Il sacrificio parte da Yahweh Shai. È Lui che si è sacrificato. È Lui che è venuto a portarci, a dare la sua vita per noi, affinché noi attraverso il suo esempio e le sue parole potessimo cambiare la nostra vita, potessimo dimostrare con le nostre azioni che vogliamo cambiare, che vogliamo separarci da questo mondo, santificarci dalle cattive abitudini che abbiamo avuto e che ha questo mondo, dallo stile di vita, e aspettarlo, sperare in un regno di pace e giustizia come hanno fatto i suoi, che hanno detto: Signore, noi abbiamo perso tutto, abbiamo perso per venirti dietro, che cosa ne guadagniamo? E il Signore fa: guarda che nel regno ne guadagni 100 volte tanto. Chi ha la fede oggi di credere a questo? Perché se tu vai a parlare con la gente, con i tuoi genitori, i nonni che ti hanno presentato Dio, quando si parla di questo non ci credono nemmeno loro, non ci credono. Per questo noi siamo qui attraverso lo Spirito a portarvi la vera testimonianza di colui che circa 2000 anni fa ha dato la sua vita per noi. E ha dato la sua vita affinché noi cambiassimo la nostra, non affinché noi facessimo quello che ci pareva. Ok? Vogliamo tornare... Sì, c'è un punto che volevo prendere qui. Dopo questo punto chiudiamo la lezione perché... Ok? Dobbiamo partire con il coso. Romani 15 e 4 dice: poiché tutto ciò che fu scritto nel passato fu scritto per nostra istruzione, affinché mediante la pazienza e la consolazione che ci provengono dalle scritture, le consolazioni che ci provengono dalle scritture. Quando si parla di consolazione, sono andato su Google e guarda cosa mi dice Google. Dice: conforto, alleviamento specificato se recato con parole o se conseguenza di una situazione migliorata o favorevole. Quella era veramente una... sì, questo è un... quindi sta parlando di conforto riguardo, ok, una situazione favorevole. Quali sono queste situazioni favorevoli? Prendiamo un bakasha, cosa è? Sirachide. Chi ha mai sperato nell'Altissimo, il Padre lo ha, ok? Quando si parla di situazioni favorevoli, si stanno parlando delle situazioni che sono cadute nel passato ai nostri antenati. Nessuno dei nostri antenati che hanno avuto la fiducia nelle parole dell'Altissimo come sono, ok, sono stati vergognati, ok? Questo è Ecclesiastico Siracide, capitolo 2, versetto 10, che dice: guardate le generazioni di un tempo e vedete... qualcuno ha mai confidato nel Scusami, Signore? Vedi, le scritture continuano a ribadire: a guardate le generazioni indietro, ok? Guardate le generazioni indietro. Invece il mondo oggi ti dice guardare il futuro, la tecnologia. Assolutamente il contrario. Il mondo davvero ti dice guardiamo il futuro. Guarda avanti. Ma le scritture continuano a dirlo. Guardate in passato, perché, per esempio... se vedete due uomini a combattere per in strada, ok? Non è che si sono visti e sono messi a combattere. C'è qualcosa che ha causato questa cosa qui. Bisogna andare a vedere da dove è iniziato tutto, ok?
bravo. E risolvi la situazione. Vai a vedere qual è il problema. Risolvi. Invece non dici, oh, basta litigare, guardate avanti. Guardate avanti. Non risolviamo niente, amico mio. Cioè, e poi dopo ritorniamo a litigare domani. L'altro vuole la giustizia, perché questo l'ha fatto un tonto. Sì, metti che questo mi ha derubato e io sto litigando. Tu arrivi lì e mi dici, guarda avanti. Che cosa risolviamo? Il giorno dopo questo qua mi ha sempre rubato, quindi andiamo a vedere il passato, andiamo a vedere che cosa è accaduto, mi ha rubato, mettiamo le cose a posto e adesso andiamo avanti. Dice, guardate le generazioni di un tempo e vedete, qualcuno ha mai confidato nel Signore ed è stato confuso, o qualcuno è rimasto nel suo timore ed è stato abbandonato, o chi ha mai disprezzato chi lo ha invocato? La risposta è nessuno, ok? Quindi queste scritture sono scritte, ok, per noi, affinché possiamo essere assicurati attraverso le parole che sono scritte, ok? E coloro davvero che si aggrappano a queste parole senza dubbi sono come si dice, sono come gli alberi piantati nel deserto, ok? Quindi se non hai altro, secondo me... Ok, sì, volevo chiudere sì, con questo precetto qua. Questo è 1 Corinzi capitolo 5, versetto 7, che è lo spirito con il quale bisogna entrare e meditare in questa Pasqua. Essere completamente, ok, purificati dal lievito vecchio. Perché io so che quando veniamo alla verità possiamo avere 20, 30, 40 o 50 anni. So che è difficile mettere via tutto quello che credi di sapere o tutte le tue abitudini, ok? È questo quello che siamo stati chiamati a fare. 1 Corinzi 5:7. Purificatevi del vecchio lievito. E sappiamo che il Signore quando parla di lievito parla degli insegnamenti. Infatti quando metteva in guardia dal vecchio lievito dei farisei e dei sadducei, parlava dei loro insegnamenti. Quindi purificarsi del vecchio lievito, noi non parliamo solo dal punto di vista religioso, vi parliamo proprio dal punto di vista scientifico, dal punto di vista dell'educazione dei vostri genitori. Purificatevi da questi insegnamenti che questo mondo vi ha dato, ok? Dice, per essere una nuova pasta, come già siete senza lievito, poiché anche la nostra Pasqua, cioè il Messia, è stata immolata. Quindi il sacrificio del Messia non rendiamolo vano. Sotto anche questo punto di vista qua, il Messia si è sacrificato affinché noi potessimo diventare delle nuove creature, come tra l'altro dice in 2 Corinzi capitolo 5 versetto 17, dove si legge: se dunque uno è nel Messia, egli è una nuova creatura, le cose vecchie sono passate, ecco sono diventate nuove. Quindi non rendete vano il sacrificio del Messia, il quale ci ha chiamato a essere delle nuove creature in lui. Per questo togliete tutto quello che non serve nella vostra vita, a partire da tutte le dalle vostre cattive abitudini, prima di tutto, ok? Perché si parte prima dalle nostre cattive abitudini del nostro corpo, dall'alimentazione, dalle abitudini corrette, vizi e stravizi, mettetele via, e continuare dal punto di vista spirituale a mettere via tutto quello che è in eccesso, tutte quelle cose che vogliono farci andare nel profondo delle cose spirituali, quale non serve. Perché il Signore con semplicità di cuore ci chiede di cercarlo. Quindi veniamo con questo spirito semplice, come dei bambini, al Signore. E che se siete sinceri, per questo noi all'inizio di ogni video diciamo, è a coloro che con sincerità e umiltà cercano il Signore, pace a voi. È proprio con questo quindi che concludiamo. A coloro che con sincerità e umiltà cercano il Signore, che la benedizione del Signore possa ricadere su di voi, che il suo sacrificio possa essere utile a voi affinché possiate essere delle nuove persone nel Signore Yahawah Ba'asham Yahawah Shai. Con questo è tutto, sperando questo video possa essere stato edificante, diamo tutta la gloria e il potere e le lodi a Yahawah Ba'asham Yahawah Shai Ba'asham Rakadash e Shalom.